Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dal Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24. Gesù disse: In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Trasformazione. Harris è un giovane che sente un gran vuoto dentro di sé e non è felice. Nel 2002 lascia tutto, famiglia, amici, lavoro, e dalla Grecia si trasferisce in Scozia per rifarsi una vita nella speranza di trovare la felicità. Trova facilmente un alloggio e un impiego e pensa: ecco, ora tutto andrà meglio. È molto occupato e soddisfatto del nuovo lavoro, però continua a provare dentro di sé un'indefinibile sensazione di vuoto. A quel punto inizia a porsi delle domande riguardo a Dio. Da bambino era stato battezzato in una chiesa greco-ortodossa, ma le persone che la frequentavano non gli erano sembrate felici. Non leggevano la Bibbia perché si pensava che solo il prete fosse competente per leggerla e interpretarla. Allora si interessò di buddismo, ma dopo qualche mese la sua sete di conoscere Dio era ancora più forte. Un giorno su un sito internet greco lesse un brano della Bibbia. Poi, sullo stesso sito, lesse le testimonianze di persone di ogni genere, tossicodipendenti, ladri, pervertiti, che erano diventate cristiane. Rimase colpito dal modo in cui quelle persone raccontavano del cambiamento che si era prodotto nella loro vita. Parlavano della conversione come di una trasformazione radicale e si capiva chiaramente che erano felici. Questo è il cambiamento che anche lui cercava. Oggi Harris è convertito, non ad una religione, ma a Gesù Cristo, e testimonia a tutti della sua trasformazione. Da quando sa che Dio ha perdonato i suoi peccati, una pace profonda ha riempito il suo cuore e gusta la gioia di vivere per il Salvatore della sua anima e Signore della sua vita. Che il Signore ci benedica.